Benvenuti a Vivi Giappone in questo caldo primo sabato di agosto con la mascherina. Voglio parlarvi proprio perché è la prima settimana d'agosto, il primo weekend d'agosto, un po' delle mie esperienze durante l'estate giapponese, i miei ricordi più belli dell'estate giapponese. Sull'estate giapponese in generale ho fatto un bel video con le 10 cose principali particolari dell'estate giapponese, a cui vi rimando come sempre, andatelo a vedere per avere una cultura generale su cosa trovare in Giappone durante l'estate. Purtroppo per il corona molti di voi, molti più che altro tutto il mondo, ha dovuto annullare i viaggi all'estero, soprattutto in Giappone, quindi mi dispiace molto per questo, ma voglio approfittarne un po' per raccontarvi appunto delle mie esperienze e vedere un po' cosa sono i ricordi più belli legati al Giappone. Lo voglio fare facendo questa bella passeggiata che non faccio da un bel po' per colpa del coronavirus. Ma bando alle ciance, iniziamo! Come sapete benissimo, appunto, ormai mi conoscete bene, la prima volta in Giappone è stata nel 2008, esattamente ad agosto, quindi la mia prima estate giapponese è stata proprio questa del 2008. E ovviamente è tutto un bel ricordo, vi rilascio anche in questo caso al video in cui racconto tutta la mia esperienza, 10 anni in Giappone si chiama, ve lo metto tra i correlati. Fatto sta che comunque prendendo delle parti particolari di quel viaggio, proprio legate all'estate, mi ricordo molto con piacere quando siamo andati a Enoshima. Enoshima che è un'isoletta vicino a Kamakura. Intanto guardate, caricano un'auto, niente meno, scaricano un'auto anzi, perché qua c'è il concessionario. Fatto sta che andiamo a Enoshima, andiamo a vedere i botti. Allora, Enoshima è molto carina, se capitate a Tokyo appunto, tanto dovete andare sicuramente a Kamakura a vedere il grande Buddha, passate pure a Enoshima, ci stanno un sacco di spiagge, dunque pure là siamo andati, abbiamo fatto un bel reportage sia sul grande Buddha sia sulle spiagge di Kamakura. Ma quella volta non feci il video nel 2008, invece vedemmo i botti, andiamo sulla appunto da Enoshima, una bella esperienza. Ma mi ricordo un episodio in particolare, una cosa che è capitata molto carina. Siamo entrati in una specie di caffetteria, comunque una kissaten, che faceva i kakigori. Cosa sono i kakigori? Lo spiego sia nel video appunto vi dicevo dell'estate, sia quando, il video in cui sono andato con Chiaro a mangiare dei mega kakigori. Comunque sono le grattachecche giapponesi, non le granite, proprio le grattachecche alla romana, perché è ghiaccio tritato con sopra lo sciroppo di vari gusti. E lì fece una richiesta che sembrò incredibile, nel senso sul menù c'erano soltanto come gusti fragola e melone. Io sono sempre uno che le vuole provare tutte, cioè non è che vado una volta, c'ho occasione, una sola occasione per mangiare una cosa in un posto, cerco di fare l'en plein, prendere la cosa più completa possibile, e chiesi fragola e melone. Ricordo il gelo, che praticamente non c'era nel menù, non era fattibile, andarono a chiedere dentro al padrone del locale, del ristorante, se era possibile, insomma 10 minuti aspetto. E me lo fanno, mi fanno, ed è ricordo bellissimo, se trovo la foto la metto, ma probabilmente non so dov'è, devo chiedere. Comunque, perfettamente a metà, da una parte rosso per la fragola, da una parte melone invece, appunto. E questo ricordo è un bel ricordo. Ricordo anche la prima volta che sempre a Tokyo mi misi lo yukata, quindi il kimono estivo. E mi vergognava tantissimo, in verità, andare in giro in metro così, incredibile, però pure è un bel ricordo. E un'altra, ecco, poi sono tornato, lo sapete, ovviamente nel 2010-2011, e pure là mi sono fatto l'estate di Sendai con tutti i bei Matsuri, cioè c'è chi pronuncia Matsuri, comunque le feste di paese, possiamo dire, lo conoscete benissimo, se seguite i miei video lo conoscete cosa sono, e vi lascio anche ai 10 migliori del Giappone, anche in questo caso andatelo a vedere. Fatto sta che abbiamo fatto tutto il Tanabata, molto bello, so anche in quel caso sono andato in giro con lo yukata, però devo dire che di quei ricordi, di quella prima parte di Sendai, di quella prima parte anche della mia vita in Giappone, in verità c'è un ricordo particolare che non è del 2011, ma quando poi sono tornato gli anni dopo
a Sendai durante l'estate del 2012-2013, perché quando questo, vabbè, è un discorso con la, che è successo con la mia ex, quindi mi scuso con Chiaro se faccio questo discorso, ma non è niente che non si possa dire, è una cosa molto tranquilla, però molto bella, perché era durante il periodo degli Obon. Cosa sono gli Obon? Lo spiego anche sempre quello in quel video, ma comunque sono, è la festa dei defunti, quando i defunti, le anime dei defunti tornano sulla terra a trovare i propri cari, quindi ci sono vari giorni di festa qui in Giappone e ci si riunisce con la famiglia. Ora, il posto, il luogo in cui appunto è nata la mia ex ragazza è Ishiromaki. Pure Ishiromaki l'abbiamo trattato svariate volte nei miei video, sono andato tante volte, vi ho fatto vedere la triste storia di Ishiromaki, che è stata fortemente colpita dallo tsunami. E anche purtroppo ci sono state delle perdite nella famiglia di quella ragazza. Quindi, insomma, andare a Ishiromaki durante gli Obon era ovviamente una cosa assolutamente si doveva fare, perché proprio per rispetto, ovviamente ho partecipato molto volentieri. E mi sono trovato in una situazione in verità molto molto allo studio Ghibli o stadio Ghibli, come direbbe un noto più che traduttore, scusate, adattatore. Fatto sta che c'era questa situazione in una casa completamente in campagna, perché nella campagna di Ishiromaki di per sé è una città abbastanza grande, per carità, ma considerata un po' di campagna, con due bambine che avevano all'epoca 6 e 8 anni, se non sbaglio, che gironzolavano per questa casa, poi le abbiamo accompagnate fuori a fare una passeggiata in mezzo all'erba secca dal sole, in mezzo appunto a queste strutture molto giapponesi. Sembrava veramente dovesse spuntare Totoro da un momento all'altro. Poi è capitato e siamo andati anche, devo dire, alla messa appunto buddista, non so se messa appunto in questo caso non credo sia la parola giusta, comunque la funzione buddista degli Obon, per ricordare appunto i cari scomparsi, eppure quella fu un'emozione molto molto forte, devo dire, un'esperienza che non scorderò mai. E in quel caso mi sembra che per la prima volta provai il sake caldo con dentro la pinna di pesce palla. Poi questa è un'altra bella cosa interessante. Poi dopo, ovviamente, nel 2015 sono tornato e, come lo sapete, questo era essenzialmente il quinto anno di seguito che passo l'estate in Giappone. Ora ripeto, come passano l'estate giapponesi l'ho trattato in quel video, quindi senza girarci troppo intorno. Comunque, per quanto mi riguarda, non mi capita quasi mai di andare al mare. È capitato ogni tanto. È capitato l'altro anno, non so perché non ho fatto un video, perché sarebbe stato molto carino. Siamo andati tra vari amici, c'era pure Elena, c'era Shiyui, siamo andati su un'isoletta un po' lontana rispetto a Shiogama, sempre trattata tantissime volte nei video, poi vi lascio tutto quanto per vedere di cosa sto parlando. E abbiamo beccato però un vento terribile, quindi siamo arrivati su questa isoletta, siamo arrivati alla spiaggia, ma c'era un vento incredibile, non si poteva stare sulla spiaggia, si poteva stare soltanto dentro un gazebo. Abbiamo comprato da mangiare prima al supermercato, ma volavano tutti i piatti. Insomma, un casino esagerato. Ci siamo divertiti, ma non ci siamo goduti la spiaggia. Però è capitato, ecco, di essere andati magari uno può andare, cioè ci stanno le spiagge, più che altro a Sendai sono consigliate le isolette vicino a Matsushima, appunto Shiogama. Poi se uno va a Tokyo, comunque ripeto, c'è Enoshima, c'è Kamakura, c'è Shonan, un po' di spiagge ci sono, non sono belle come quelle italiane, sinceramente, il mare anche in verità non è proprio il top, l'oceano, però va detto che in teoria ci si può andare, ma non è una delle cose priorità, perché in verità l'estate in Giappone è molto in città, perché mentre capita in Italia, comunque c'è un periodo, anche qua ci sono gli Obon come vi ho spiegato, ma non è che chiudono i negozi e tutto quanto, bene o male, guardate, bene o male rimane praticamente tutto aperto, quindi non è che c'è la città vuota, deserta, con le persone che sono andate in villeggiatura, in verità non cambia moltissimo, ci sta, sì, se sei fortunatissimo 10 giorni di vacanza perché si crea una bella catena, se non sei fortunato sono tipo
4 giorni di vacanza, quindi non ci stanno le vacanze estive. All'università, quando facevo l'università, c'avevo un bel po' di mesi perché dovevo fare i report, ecco, una grande cosa che mi attanagliava mentre facevo il master qui a Sendai è che ci stavano gli esami, no gli esami, scusate, stavano gli ultimi corsi dell'università, li dovevo seguire, spesso finivano arrivavano fino a fine giugno, a volte anche inizio luglio, e poi bisognava scrivere i report e darli in tempo. I report sono delle specie di riassunti di quello che si è imparato durante la lezione, o comunque una specie di ricerca personale, dipende molto dal tipo di lezione, dal professore cosa richiedeva. Quindi finiva presto l'università, cioè no scusate, ho detto la stupidaggine, finiva un po' tardino perché poteva finire anche a inizio luglio, metà luglio, togliendo tutti i report, e cioè finiti pure tutti i report, e poi ricominciava in verità a ottobre, quindi stavano un po' di mesi in cui non c'erano lezioni quantomeno, e c'era quindi molto tempo, ho fatto infatti vari vivi in Giappone. E credo la scuola funzioni non proprio uguale, forse era, ecco, non metto le mani avanti perché non ricordo bene come funziona con i licei, per dire, tutti gli anime più famosi sono tutti ambientati durante le vacanze estive giapponesi e dovrebbero essere 2-3 settimane, massimo un mese se non sbaglio, una cosa del genere, le vacanze estive giapponesi per quanto riguarda il liceo, poi controllo anche questo. Quindi comunque c'ho questo tempo un po' così, fatto sta che non potevo viaggiare più di tanto, tranne quella volta in cui sono venuti sia i miei genitori una volta e poi l'altra volta sono venuti i miei amici, che abbiamo girato un po' per Tokyo, Kyoto, così. Però Chiharu, per dire, lavora normalmente. Non è che il parrucchiere dove lavora Chiharu, il salone, non chiude. Quindi con Chiharu facciamo sempre viaggi a fine settembre a volte, comunque metà settembre, che è un po' lì lì perché ci sta anche, inizia magari la stagione dei tifoni. Quando siamo andati a Okinawa, vi ricordate, abbiamo fatto tutto lo special su Okinawa, viaggio bellissimo, siamo stati fortunatissimi perché un altro po' andammo un altro po' più tardi e beccavamo il tifone sicuro. Poi con Chiharu siamo andati anche a Taiwan, se ricordate, anche lì abbiamo fatto una bellissima settimana quasi a Taiwan, bellissima vacanza, e siamo andati anche in Corea, anche quella, che Chiharu è bravissima a cercare i viaggi, è veramente eccezionale. Chiharu riesce a trovare delle offerte sia per i voli sia per gli alberghi incredibili, e poi abbiamo fatto sempre dei viaggi incredibili a prezzi ridotti. La cosa più bella fu a Okinawa, appunto, che trovò un pacchetto totale, mi sembra circa 500-600 euro per 4 giorni, compreso però tipo albergo, macchina in affitto e aereo. Ma la cosa bella, se andate a vedere il video lo spiego, vi lascio direttamente la playlist di Okinawa, praticamente uno di quegli alberghi, bellissimo, più che albergo una specie di villaggio vacanze, fece overbooking, ci disse: guardate, mi dispiace, noi abbiamo, è stata prenotata la stanza, l'avevate prenotata, andate in overbooking, non possiamo darvela, però vi possiamo dare un'altra suite per un paio di giorni, cioè andate a vedere il video perché era una reggia praticamente, allo stesso prezzo, senza cambiare niente, inoltre poi vi facciamo spostare a un altro albergo della nostra catena, pure quello bellissimo, e vi diamo... quant'era? 5.000 yen di buono da spendere a pranzo e a cena al giorno, cioè praticamente noi stavamo in giro a pranzo, quindi magari non lo sa, ma comunque abbiamo preso delle camere migliori e in più abbiamo avuto i buoni per mangiare gratis a cena per tutta la durata del viaggio, cioè tra fortuna e ricerche Chiharu, bellissimo. Quindi Okinawa, bellissimo posto, bellissimo viaggio, una storia affascinante. Purtroppo, sapete, è andato a fuoco il castello, quindi adesso purtroppo c'è una grande ferita a Naha da questo punto di vista, però se capita veramente Okinawa, e poi Taiwan e la Corea, anche veramente due viaggi bellissimi, anche là molto ridotti i prezzi. Chiharu bravissima, brava l'amore mio che organizza tutto bene. E poi ovviamente dicevo, quindi l'estate mi faccio il viaggetto
a fine settembre, durante agosto. Alla fine si tratta sempre di andare in giro magari con qualche amico, andare a fare qualche beer garden, no? E ho parlato del beer garden, che c'è anche questo il video, cioè ho tanti anni, ho trattato bene o male tutto, comunque per farla breve poi vi lascio al video, andatelo a vedere, lo spiego meglio, che sui, di solito sulle terrazze dei centri commerciali principali organizzano delle specie di, tutti i tavoli, comunque delle specie di grigliate private, perché ogni tavolino mettono appunto la piastra per lo yakiniku, e tu vai là, all'aperto, bevi, mangi e stai al fresco con gli amici. Una bellissima trovata, ma anche questa è andata a vedere. Poi magari si fa qualche viaggetto in giro, ricordo quando sono andato con la mitica sempre Shiyui e il mitico Carlo, che saluto, siamo andati a fare il giro per le grotte di Abukuma, che sta vicino a Fukushima, 3 ore di treno, un casino, comunque bella avventura. Magari si va appunto sulle spiagge fino a Sendai, che ovviamente, ecco, il problema di Sendai, delle spiagge, qual è? Che c'è stato lo tsunami, soprattutto sulla parte costiera è arrivata, non è arrivato in città, ma è arrivato sulla parte costiera. Se ricordate, ero andato anche alla scuola che era stata colpita dallo tsunami, che stava vicino appunto alla costa, e per tanti anni, diciamo, sono state chiuse le spiagge, sia per un fatto di disastro, di distruzione ovviamente, proprio delle strutture, comunque delle spiagge in generale, per la ricostruzione, sia anche per un fatto che molte famiglie, ovviamente, molte persone sono venute a mancare, sono state travolte dallo tsunami, e magari andarsi a fare il mare, a fare il bagno subito dopo, negli anni subito dopo la tragedia, non era era una mancanza di rispetto. Quindi hanno riaperto, diciamo, ultimamente solamente, e quindi, diciamo, per molti anni ha anche evitato. Però insomma, un'estate molto urbana, quella che per quanto mi riguarda. Poi magari altri italiani che vivono in Giappone la vivono diverso, magari chi sta a Tokyo se ne va magari a fare il bagno, appunto, dove ho detto prima, dalle parti mai di Shonan, becca anche Gretti, Cerro Nizuka. Però personalmente molto molto così. Fa caldo, fa un caldo allucinante, umido, un'umidità incredibile, più che caldo è un caldo umido che ti ammazza, e questo è uno dei grandi problemi. Bacarozzi, come dicevo anche nel video appunto dell'estate, ci stanno un po', bisogna stare attento ai bacarozzi, perché anche quello è un altro problema dovuto all'umidità. Però in generale poi stanno appunto gli hanabi, no? Quindi i fuochi d'artificio, sempre appunto un sacco di feste, un sacco di matsuri, un sacco di eventi, si va a bere molto, si sta molto in giro, un tipo d'estate diverso, molto meno balneare, questo è. Vabbè, questa era quindi una piccola chiacchierata per le mie estate in Giappone. Passiamo ai saluti. E quindi spero che questa passeggiata vi sia piaciuta, vi lascio rumori di strada perché questo è un po' l'obiettivo anche di questi video, farvi vivere insieme a me la passeggiata. Un video da vedere sotto l'ombrellone, se possibile, perché non ho ben capito come si sta organizzando l'Italia da questo punto di vista, scrivetemelo nei commenti. Vi auguro una buona estate, Video Giappone esce regolarmente ogni sabato alle 10, anche durante agosto, quindi non preoccupatevi. Questa era per far partire appunto il mood estivo con questo racconto. Purtroppo il tempo non è dei migliori, ma anche questo è un altro problema appunto dell'estate giapponese. Detto questo, da Video Giappone è tutto, come sempre iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate, e a frappè. Ciao ciao!